Siamo con Silvio Fauner, ovviamente non ha bisogno di presentazioni, campione olimpico, attuale direttore tecnico della squadra nazionale di fondo. Quando arrivi alla festa dello sci regionale, un po' come tornare indietro di molti molti anni, no Silvio? Ma diciamo che è un po' come tornare indietro, non diciamo di molti se non mi fai sentire vecchio, no, a parte gli scherzi, è sempre, sempre un piacere essere qui presente. Io cerco ogni anno di sapere in anticipo la data di questo evento per organizzare poi tutti gli altri miei impegni, perché mi sembra giusto e ci tengo soprattutto a essere presente in questa manifestazione, in questa festa che preme agli atleti, che però vuole essere anche una festa dedicata a tutti i giovani atleti, quindi mi sembra giusto essere presente. Se devi pensare una cosa, quando facevi le tue gare giovanili sulle piste, anche appunto al Friuli Venezia Giulia, che cosa ti viene in mente per primo? Ma mi viene in mente noi di Sappada, le alzatacce al mattino per venire, per scendere a Piancavallo piuttosto che andare a Tarvisio. All'epoca l'autostrada per Tarvisio non c'era, quindi delle grandi alzatacce al mattino per poi passare una giornata di gare, però una giornata comunque di festa, perché ogni fine settimana ritrovavi tutti i tuoi amici, quindi sicuramente è una cosa molto bella. Ci vuole una grande passione. Ma ci vuole sicuramente una grande passione, come in tutte le cose, in tutti i campi della vita. Se una persona vuole arrivare a un obiettivo, anche nel lavoro di tutti i giorni, se vuole raggiungere l'obiettivo, alla base deve esserci la passione per quello che fa, se no le cose vengono fatte così, giusto per fare, non è sicuramente il modo giusto per farle. Nello sport è ancora di più, quando uno è costretto a sacrificare, per così vogliamo dire, amicizie, compagnie, giornate di festa, se alla base non c'è la passione, difficilmente riuscirà a continuare in questo suo progetto. Che consiglio ti sentiresti di dare ai giovani fondisti? Ma quello di crearsi un obiettivo, che non deve essere per forza vincere un oro a un'Olimpiade, però di crearsi un obiettivo in base alle proprie capacità, in base alle proprie potenzialità, e cercare di fare in modo che di raggiungere questo obiettivo, però di raggiungerlo con leggerezza, di raggiungerlo con passione e con la voglia di fare, non perché si è costretti, non perché bisogna farlo a tutti i costi, ma perché ci si diverte in quello che si fa. Un'ultima cosa, le Olimpiadi ormai sono alle porte, che cosa ci possiamo aspettare dalla squadra azzurra maschile e femminile del fondo? Ma allora, abbiamo una squadra in campo femminile completamente giovane, già qualche anno che stiamo cercando di ricostruire. Adesso ci sono delle atlete giovani che stanno crescendo, come la Greiter, 23 anni, come la Werick, 22, Loran, 21, quindi sono ragazzine giovani che pian piano stanno crescendo, devono essere abbastanza onesti, sono ancora lontani da quelli che potevano essere i risultati di una Follis, di una Longa, per non parlare di Gabriella, di Manuela. Sono ragazze un attimino più mature, come Napille, che l'anno scorso ha fatto una metà di stagione molto, molto bene, che quest'anno sono molto determinate, e quindi vediamo, ci vuole anche un pizzico di fortuna. In campo maschile abbiamo un Giorgio Di Centa, che nonostante i suoi 41 anni ha comunque lo spirito e la voglia di un ragazzino di 20, e questo fa bene a lui, ma soprattutto fa bene a tutta la squadra, perché i giovani d'oggi vedono un atleta di 40 anni che ha fatto quello che ha fatto lui, che ha vinto quello che ha vinto lui, con la stessa loro voglia o fame di risultato, e questo sicuramente fa crescere loro. Quindi quest'anno Giorgio ha avuto qualche problema
di salute a livello di schiena nella parte estiva, adesso si sta riprendendo molto bene, quindi ci sono delle buone possibilità. E ci sono altri giovani anche qui che stanno crescendo molto bene, come Pellegrino, come Nöckler, e sarà da questi qua che poi tutti quanti ci aspettiamo quel pian pianino, quel salto di qualità che può portarli a un livello superiore.